Perché Perché ha scelto di venire qui? Ma io sono stato invitato dagli operai, da alcuni operai che sono venuti in visita alla Camera, li ho incontrati, mi hanno spiegato la situazione. Qui abbiamo una delle tante questioni importanti che ci sono in Italia. Cioè, l'Italia cosa vuole fare dei suoi asset strategici? Probabilmente stiamo ritornando indietro alla fase in cui lo Stato possedeva i suoi asset strategici. Io non ce l'ho con la Thyssen, qui non è un problema della Thyssen, il problema è l'Italia cosa vuole fare di questa azienda e degli operai che ci sono dentro. Secondo noi si può salvare facendo intervenire il fondo strategico italiano e soprattutto permettendo con un'occasione del genere anche una crescita del territorio, si possono stanziare soldi. Io sfido Renzi nello sblocco Italia a mettere Terni, a cominciare a lavorare a Terni, soprattutto dal punto di vista della messa in sicurezza delle strutture e dell'ammodernamento. È vero che non ci possiamo battere con i cinesi, ma se mettiamo in rete le università e sviluppiamo i materiali possiamo diventare un'eccellenza del settore. Che cosa pensa del fatto che le hanno negato una visita al nostro stabilimento o anche di partecipare al pranzo in mezzo? Ma io quello che so è che qui si stanno per licenziare 500 più l'indotto 1000 persone. È quello il problema. Poi le scortesie istituzionali, se così si possono chiamare, sono veramente una cosa marginale. Io penso che abbiamo una proprietà che vuole scappare dall'Italia. Io vengo da Pomigliano d'Arco, la situazione della Fiat è sempre stata così, uguale. Allora io non ce l'ho con la Fiat o con la Thyssen, io ce l'ho con uno Stato e oggi un governo, il governo Renzi, che deve decidere di prendere in mano questi stabilimenti e continuare a dare lavoro e soprattutto a produrre acciaio, perché ne abbiamo bisogno, altrimenti lo andremo a comprare tra poco dai cinesi al doppio del prezzo. Obama